Ciao a tutti! Nel video di oggi, Vittoria, poco dopo essersi svegliata, è già piena di energie. Infatti, prima si mette a giocare con la sua bambola di Elsa, poi va in giro per il salotto con il suo cavallino. Vi lascio al video, buona visione! Ma che delicatezza! Anna! È lei? È lei? Che brava, una carezzina! E ora, nanna? Dove la porti? Comunque amore, Elsa non è una baguette. Che istinto materno, amore. Che stai facendo? Che cos'era quella mossa? Nel frattempo, Chiara mostra nel dettaglio la sua nuova collezione make-up. Ciao guys, finalmente posso mostrarvi il mio nuovo e quarto drop di make-up. La collezione si compone di 14 prodotti che ora vi mostrerò. Due palette di ombretti dai colori pop e vivaci. Parto dalla Extreme Pink, che come ci suggerisce il nome, ha al suo interno 6 shades super pigmentate, dai colori che spaziano dalle sfumature del rosa a quelle dell'arancione. Come potete vedere, io oggi sto indossando i colori della palette Extreme Pink. Ora vi faccio vedere le shades. Come vi dico sempre, queste polveri possono essere utilizzate con un pennello o direttamente con le dita per ottenere un effetto ancora più intenso e luminoso. La seconda palette è la Fancy Green, i cui colori vanno dai nude ai verdi. Non vedo l'ora di mostrarvi gli swatches perché le formule di queste polveri sono pazzesche, guardate. Una grande novità che non vedevo l'ora di svelarvi, i Lip & Cheek As You Like. As You Like perché sono dei blush e rossetti in crema 2 in 1, comodissimi e veloci da utilizzare. Li ho realizzati in 3 colorazioni, corallo pescato, fucsia rosato e rosso avvolgente. Io oggi sto indossando la 02, ora vi mostro gli swatches. Due rossetti Kiss Fiercely cremosi. Lo 07 che ha un rosso stupendo con delle sfumature di fucsia e lo 08 che è un nude marrone caldo. Vi mostro gli swatches. Abbiamo poi le due matite labbra Kiss Marker corrispondenti ai rossetti che vi ho mostrato. A me piace utilizzare la matita labbra dello stesso colore dei rossetti, ma anche giocare con diversi colori. Ora vi mostro i due nuovi gloss, Glossy Temptation. Lo 04 è molto luminoso e dona un colore nude con perle cangianti. Lo 05 invece è nude rosso tenue. In questo momento sto indossando la matita Kiss Marker 07 e al centro delle labbra il gloss Glossy Temptation 04. Vi mostro i due gloss swatchati. Ci sono poi due nuovi ombretti liquidi Flirty Glance, che sono in realtà prodotti multiuso perché la formula permette di utilizzarli sugli occhi ma anche sul resto del viso. Io adoro utilizzarli anche come illuminanti. La shade 04 è rosa olografica, la 05 invece è color rame luminoso. Guardate che belli! Ultimo prodotto, ma non per importanza, è una novità ed è il bronzer Sun On Me. È un bronzer luminoso dalla texture leggera e setosa, molto facile da sfumare e dona immediatamente un effetto abbronzatura uniforme. Ciao guys, la mia nuova collezione di make-up, cioè il quarto drop di Chiara Ferragni Makeup, è adesso online e tutti i negozi Douglas Italia, Douglas Spagna e Douglas Portogallo, potete trovarla qua online.